Fondazione ASPI si occupa da più di 30 anni di tecnologie per l'inclusione delle persone disabili nel mondo della scuola, del lavoro e del sociale. Con il progetto Alma Ausilia guardiamo proprio agli studenti disabili universitari o anche dislessici, cercando di favorire il loro metodo di studio anche attraverso nuovi strumenti e tecnologie e in un secondo momento il loro inserimento lavorativo. La Fondazione ASPI dal 2003 ha attivato una convenzione con l'Università di Bologna, in particolare col Servizio Disabili dell'Università. Gli accordi attuativi sono quelli appunto di lavorare insieme sulle tecnologie che possono essere di supporto agli studenti. Diverse università italiane sono interessate al mondo delle tecnologie e alle sperimentazioni e proprio per questo nel tempo si è creata una rete. L'Università di Bologna, di Modena e Reggio Emilia, il Politecnico di Milano e di Torino, la Federico II di Napoli, con le quali si è instaurato un rapporto di scambio efficace e concreto e dei momenti anche di formazione reciproca. Il Servizio Studenti Disabili e Dislessici dell'Università di Bologna nasce nel 2001 a seguito di una legge, che è la legge 17 del 99, che integra la legge 104, che è una legge quadro sulla disabilità in Italia e che aveva un buco sul settore università, perché non si pensava che tante persone con disabilità arrivassero all'università. Noi agiamo nell'area della didattica, l'accesso alle lezioni, l'accesso allo studio, ai materiali di studio, l'adattamento delle modalità d'esame, il supporto sul metodo universitario, su come si studia all'università, l'orientamento in entrata e l'orientamento in uscita. L'uso delle tecnologie, in particolare se c'è una disabilità di mezzo, è particolarmente importante. Diamo per scontato spesso che i giovani abbiano una ottima conoscenza di tutti gli strumenti tecnologici. Nel nostro lavoro ci rendiamo conto che spesso non è così. Quindi crediamo che sia veramente strategico puntare su questo aspetto. I grandi temi che riguardano l'università sono sicuramente i testi digitali, l'accesso al materiale didattico, l'autonomia nella gestione di un computer o di un dispositivo mobile, l'autonomia nel percorso, la socializzazione. Il percorso che stiamo facendo è un percorso che parte dai bisogni degli studenti, tradotti attraverso l'elaborazione degli operatori e quella che può essere l'offerta tecnologica data. Ma è essenziale anche sensibilizzare il docente sull'importanza di fornire testi digitali, fare un PowerPoint accessibile piuttosto che una slide, un lucido o una lezione fatta alla lavagna tradizionale. Se mi dai un testo di matematica in PDF con la sintesi vocale, puoi leggere la parte testuale, ma appena arrivi su una formula matematica si interrompe tutto, non viene letta. Una lavagnetta di plastica su cui è montato un piccolo pannellino di gomma. Sopra viene posizionato un foglio trasparente. Una volta agganciato, con una penna qualsiasi si fa un qualsiasi traccia, calcando abbastanza, e viene fuori il rilievo e si può sentire. Io questo qui lo uso soprattutto per fare grafici di matematica, piani cartesiani, e l'ho usato soprattutto per geometria, per fare le eventuali matrici. Bisogna rimediare il materiale in formati digitali che però siano accessibili. Di solito i libri in formato digitale vengono forniti in PDF. Il PDF però, per natura tecnica, rende la matematica non accessibile con uno screen reader, perché per esempio una frazione, numeratore, linea di frazione e sottodenominatore, lo screen reader non è in grado di interpretarla perché primo non riconosce la linea di frazione e secondo non è in grado di capire quale sia il numeratore e quale sia il denominatore perché non riesce a percepire la differenza. Purtroppo è una limitazione imposta dal processo di compilazione che porta a generare questi PDF a partire da un linguaggio
linguaggio, detto LaTeX, che si usa in ambienti accademici e scientifici per produrre testi di questa natura. E dunque l'unico modo per leggere il linguaggio matematico senza problemi con uno screen reader è quello di leggere direttamente il sorgente LaTeX. Nella maggior parte dei casi questi sorgenti non vengono forniti. E quindi questo ci genera tutta una serie di disagi. Si potrebbe magari chiarire, non so, con un libro, ma non avendocelo bisogna andare dal docente. La difficoltà sta anche nel scrivere proprio gli esercizi di matematica, perché programmi ad hoc a livello così avanzato non ce ne sono. E perciò io mi ritrovo a scriverla direttamente con un normale documento di Word. Non scrivo ovviamente ad esempio il simbolo di integrale, ma scrivo int aperta tonda 0,1 chiusa tonda, perché non ci stanno i veri e propri simboli. Cerco di adattarmela secondo le mie necessità. Una specie di pseudolinguaggio che ho messo a punto nel corso del tempo. Questo pseudolinguaggio altro non è che una semplificazione del LaTeX che, a detta dei docenti, risulta spesso molto più comprensibile di quanto non scrivano altri studenti vedenti. Io personalmente ci metto molto più tempo a scrivere, a leggere, a codificare la domanda, poi fare la risposta e controllare gli errori. Il dislessico ha l'attenzione un po' meno minore rispetto a una persona che non sa poi di dislessia. Io mi sono scoperta persona con diritti e non una persona che aveva dei problemi e di conseguenza da relegare ai margini della società. Qui ho capito che la mia società poteva essere una risorsa per gli altri e non un problema, quindi un mio limite personale. E a Bologna ho scoperto persone, potrei anche giudicare meravigliose, perché mi hanno aiutata molto e quindi non sentirò più la società come un limite, proprio un mio punto di forza. È un paradosso, ma è così. Gli ausili informatici possono dare delle possibilità per l'accesso allo studio, per l'orientamento nel percorso universitario. E l'università è un contesto dove le tecnologie in realtà non sono tanto utilizzate nel contesto didattico. Per me un aiuto essenziale è stato appunto avere il tutor per lo studio a casa e per le spiegazioni dei concetti non compresi, perché sennò ci sarebbero state molte difficoltà, soprattutto legati ai grafici e alle spiegazioni in classe. Federica, la tutor che ci ha dato, mi ha dato l'ufficio disabili, col piano gommato mi ha rappresentato per spiegarmele le matrici, i campi, e una volta rappresentate e capite del disegno, una volta imparato non ce n'è più stato bisogno, lo facevo direttamente linearmente col computer. Geniale, io quando l'ho vista mi sono innamorata di questa penna qua. Io scrivo con la penna e lei registra quello che il professore dice. E se, come può capitare, perdo l'appunto, rivado su quello che ho scritto e mi ridice quello che il professore ha detto a lezione. Devo dire la verità, grazie a questa penna qua ho superato 2 esami. Quindi direi che cioè, è il top, è molto utile in realtà. Vincenzo ci sta ponendo alcune idee di sperimentazione innovativa. Perché non utilizzare la stampa 3D per avere un modello tattile di ciò che si è prodotto? E l'audio 3D è un sistema che permette di avere una percezione tridimensionale e quindi l'idea è perché non provare a rappresentare i grafici della matematica attraverso queste tecniche dell'audio 3D. E questo è un altro lato, cioè un altro aspetto del lavoro di ASPI, che non è solo quello di accompagnare lo studente rispetto a quello che già si conosce, ma anche quello di vedere oltre, cioè di vedere dove delle tecnologie già esistenti possono essere utilizzate per l'inserimento di persone con disabilità. Può sembrare una banalità, ma nella vita di una persona con disabilità uditiva è un problema significativo potersi svegliare in autonomia, se non vivo con qualcuno che mi può svegliare.
sta sperimentando la LIS e la stenotipia a distanza. Che cosa significa? In quest'aula voi avete un proiettore, una LIM, dove il docente può fare lezione lavorando su quello schermo. Tutto viene registrato in audio e in video. Abbiamo la presenza dell'interprete di lingua dei segni che traduce per i studenti sordi che usano la lingua dei segni e una stenotipista che a distanza mette per iscritto il parlato del docente. Questa sperimentazione permette anche a studenti con disabilità motoria che non possono raggiungere le aule di partecipare alla lezione. Da casa si può collegare e vedere la lezione attraverso l'uso del computer, mobile, tablet. La vera scommessa di questo progetto è un ragionamento più complessivo sulle tecnologie e rispondere a un problema in modo culturale, disciplinare, scientifico in questo caso, significa ragionare sull'opportunità che la diversità ti offre. La disabilità è molto anche questo, qualcosa che mette in discussione una struttura abituata sempre a fare riferimento a un individuo standard. Rispetto al problema, le persone possono rispondere con la ricerca, la crescita, l'indagine e l'evoluzione in questo senso.